Albea Educational, Cosimo Finzi, ricercatore Astra Ricerche, ha presentato un aggiornamento sulle ultime tendenze in atto nel mondo della comunicazione e degli eventi. Sono usciti degli spunti molto interessanti. Cosimo, vuole aggiornare anche noi? Certo, cambiano davvero molte cose, cambiano anche velocemente. Quest'anno noi abbiamo studiato non soltanto il mondo degli eventi dal punto di vista delle aziende, ma anche abbiamo studiato la comunicazione dal punto di vista del consumatore. Ci siamo concentrati anche sull'advertising, scoprendo che abbiamo quasi un terzo di italiani che si sta allontanando dall'advertising in maniera molto forte, che ne fruisce di meno, è meno attento, meno interessato, e c'è il 22% degli italiani che è in fuga dall'advertising, ne guarda pochissimo e ne vuole vedere sempre meno. Il dato è preoccupante perché tuttora in Italia l'advertising, soprattutto quello televisivo, è lo strumento più utilizzato per comunicare. Poi abbiamo anche degli altri dati, abbiamo degli esempi specifici di alcune marche che hanno provato a comunicare ampiamente con l'advertising televisivo, ottenendo purtroppo dei risultati molto scadenti, scadenti in termini di ricordo della pubblicità, di ricordo della marca, di valore che la pubblicità riesce a dare alla marca stessa. Insomma, siamo di fronte forse a un periodo in cui i problemi che già avevamo evidenziato negli anni passati, quindi sovraffollamento pubblicitario, una pressione eccessiva sul consumatore, ecco, questi problemi adesso danno davvero dei risultati negativi. Gli eventi sono in parte una risposta, perché l'evento è vero che riesce, soprattutto quello B2C, consumatore, a toccare un target di dimensioni più limitate, almeno come evento, sempre che poi non venga comunicato l'evento successivamente. Ecco, diciamo, l'evento riesce a dare delle risposte perché il livello di memorabilità dell'evento stesso, della marca, delle caratteristiche della marca, del significato che la marca vuole dare a quell'evento è infinitamente superiore. Le previsioni per gli eventi su questo aspetto sono coerenti con questo tipo di analisi. Le aziende dichiarano di aver diminuito un po' l'utilizzo degli eventi negli ultimi due anni, come d'altra parte hanno diminuito l'utilizzo anche delle altre forme di comunicazione, di altri mezzi, però la maggior parte delle aziende dichiara di volere aumentare la quota destinata agli eventi. E in particolare l'evento non è più qualcosa che viene utilizzato marginalmente, 5% del budget, ma sale 10, 15, 20, sopra il 20% del budget di comunicazione. Davvero integrato con le altre forme di comunicazione, davvero integrato in un panorama generale della comunicazione di ogni azienda. Quindi qual è la previsione per il mercato degli eventi per i prossimi due anni? La previsione è di una crescita. Noi abbiamo fatto una prima previsione a settembre scorso, quando le nostre interviste sono state realizzate, che diceva che saremmo passati a circa 1.300 milioni da qui ai prossimi 2-3 anni. Questa previsione va per la verità ridotta, perché le condizioni generali dell'economia sicuramente non favoriscono. Il vero dato che ci interessa è che l'evento comunque va meglio di altre forme. Certo, non come internet, che continua ad avere crescite a due cifre, ma mentre il mercato della pubblicità e della comunicazione in generale sembra avere un segno meno, o almeno un segno uguale, se possiamo essere ottimisti, ecco, sull'evento invece siamo un po' più ottimisti.